15 settembre 1890 nasce Agatha Christie. Autrice inglese dal successo record, con oltre 2 miliardi di libri venduti in tutto il mondo, tradotti in decine di lingue. È anche la più famosa scrittrice di romanzi gialli, grazie a personaggi celebri come Hercule Poirot e Miss Marple. Assassinio sull'Oriente Express, Trappola per topi, 10 piccoli indiani, alcuni dei suoi capolavori. Agatha Mary Clarissa Miller, questo è il suo vero nome, durante la Prima Guerra Mondiale è volontaria della Croce Rossa e da questa esperienza prende spunto per molti dei romanzi di narrativa poliziesca. Nel 1916 pubblica Poirot a Stiles Court, in cui per una scommessa con la sorella esordisce l'eccentrico personaggio di Hercule Poirot, investigatore belga, vanitoso, elegante, intelligentissimo cultore delle cellule grigie, maniaco dell'ordine, raffinato gourmet. Lo farà morire a Natale del 1975 in un'avventura dal titolo Sipario. Pochi giorni dopo, però, il 12 gennaio 1976, è lei a subire la stessa sorte. Ha 85 anni, lascia i suoi ragguardevoli beni e la sua eredità artistica al secondo marito, all'unica figlia e al nipote Matthew, al quale aveva confidato l'invenzione, deriva da un certo ozio, forse addirittura dalla pigrizia, mettendolo in guardia perché la fantasia è un'ottima serva, ma una pessima padrona.